Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci sta seguendo in streaming su nettunotv.tv, la prima edizione del telegiornale del canale 99 per questo sabato 7 aprile. Dal 15 al 18 aprile a Verona si terrà la 52esima edizione del Vinitaly, a cui l'Emilia-Romagna parteciperà per portare l'eccellenza del nostro territorio insieme al dato di crescita dell'export più alto d'Italia. Ce ne ha detto di più il presidente di Union Camere Emilia-Romagna, Alberto Zambianchi. Lo sentiamo nel servizio. Attraverso il progetto Deliziando parteciperemo ancora una volta al 52esimo Vinitaly e sarà una sinergia fra Regione Emilia-Romagna, le Camere di Commercio guidate nella fattispecie dalla mia organizzazione che è Union Camere Emilia-Romagna. Quindi è consolidato un progetto che ha visto nel tempo fornire ottimi risultati, perché è solo muovendoci con queste modalità che poi si riesce a cogliere degli obiettivi importanti, che sono poi testimoniati dalle crescite che ogni anno contraddistinguono questo settore. Se per esempio prendiamo l'andamento dei primi 9 mesi del 2017 e li parametriamo con lo stesso periodo del 2016, vediamo che il vino emiliano-romagnolo ha avuto un incremento export di quasi 12 punti, quindi direi sicuramente dati importanti. L'Emilia-Romagna raccontata in 8 documentari attraverso fatti insoliti, temi di attualità e di produzioni, autori del territorio. Torna per il 12° anno Doc in Tour, che dal 5 aprile al 31 maggio porterà le 8 pellicole in 23 sale del circuito Ufficio Federazione Italiana Cinema d'Essai, con 101 proiezioni programmate. Ci ha presentato tutte le novità di quest'anno Massimo Mezzetti, assessore regionale alla cultura. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare gli autori e produttori di questa regione nel genere documentaristico, un genere sul quale la regione Emilia-Romagna ha sempre storicamente investito, anche quando non aveva ancora una legge regionale sul cinema, facendo di questa regione una regione d'eccellenza sul terreno della produzione dei documentari. E questa 12ª edizione durerà dal 5 di aprile fino al 30 di maggio, coinvolgerà 23 sale cinematografiche in tutte le province di tutta la regione, 101 proiezioni per gli 8 documentari che sono stati selezionati da un'apposita commissione e che non sono mai ancora transitati nelle sale cinematografiche. Altri documentari che pur avevano un grande valore non sono stati selezionati, non per mancanza appunto di valore, ma perché avevano già avuto la possibilità di essere proiettati in sale cinematografiche. Quindi queste sono 8 opere inedite di autori e produttori di questa regione. Il convegno Il futuro è già qui, i nuovi Emiliano-Romagnoli, che si è tenuto in settimana nella sede di CISL Bologna, è stato promosso da Anolf Emilia-Romagna. Ci spiega che cos'è l'associazione, ci parla del fenomeno migratorio. Elisa Fiorani, vicepresidente di Anolf. Quest'anno abbiamo deciso di organizzare il nostro convegno annuale di approfondimento dedicandolo ai giovani. Il futuro è già qua, i nuovi Emiliano-Romagnoli. I giovani sono senza retorica il nostro futuro e in Emilia-Romagna una grande componente di questi giovani è composta da ragazzi stranieri o di origine straniera, quindi nati in Italia o arrivati qui fin da molto piccoli, cittadini italiani oppure che lo vorrebbero essere, anche se la normativa non sempre lo rende possibile. Stiamo parlando di cifre significative perché la popolazione migrante in generale è una popolazione molto giovane e gli stranieri in Emilia-Romagna come percentuale sono al 12% e tra i minori il 16% sono appunto cittadini di origine straniera. Abbiamo pensato di valorizzare, di dare voce a questa componente. Di cosa si occupa nello specifico la vostra associazione? Emilia-Romagna è un'associazione di volontariato che è presente in tutti i territori della regione Emilia-Romagna, ma anche a livello nazionale. È stata promossa dalla CISL. Qui in Emilia-Romagna siamo presenti da 20 anni, un po' più, abbiamo festeggiato i 20 anni nel 2015, ed è composta da cittadini italiani e cittadini di origine migrante. E si occupa di attività di volontariato nel campo dell'immigrazione, attività informative, formative, culturali, di lotta alle discriminazioni.
Domenica 8 aprile dalle ore 14 presso Villa Garagnani si terrà la nona edizione della Regina del Riso, la tradizionale gara di torte di riso organizzata da Osteria del Pignotto, che vedrà il campione del mondo di pasticceria Gino Fabbri premiare il vincitore. Sarà possibile partecipare alla gara oppure degustare il tipico dolce bolognese. Tutto il ricavato dell'evento verrà poi devoluto a FANEP. La soddisfazione del sindaco di Zola Predosa, Stefano Fiorini, sentiamo. Sono molto contento di aver immediatamente risposto positivamente alla chiamata degli amici Franco e Antonio dell'Osteria del Pignotto, che per 8 anni appunto questa iniziativa della torta del riso, della Regina del Riso, è stata organizzata all'interno appunto dell'osteria. Quest'anno, la nona edizione, abbiamo voluto fare un salto in avanti mettendo a disposizione come comune Villa Edvige Garagnani, che è una villa di proprietà comunale stupenda del nostro territorio, che accoglierà appunto la festa zolese, quindi sarà una grande festa, e all'interno di questa festa eleggeremo la Regina del Riso, quindi riprendendo una importante bella tradizione del nostro territorio, che nella Domenica in Albis, la domenica dopo Pasqua, appunto le famiglie del territorio preparavano appunto questo stupendo dolce e che noi vogliamo chiaramente premiare, quindi contiamo di arrivare a 100, l'obiettivo è 100 torte che verranno ovviamente da un'apposita giuria votate, e dopodiché queste torte verranno vendute, bandite ufficialmente, vendute al miglior offerente, e l'intero ricavato verrà messo a disposizione di FANE. Quindi da una parte, diciamo, rilancio di una grande e importante tradizione del nostro territorio, dall'altra parte cercare di fare del bene a un'associazione importante, un'associazione bolognese. Quindi ringrazio anche della collaborazione del professor Emilio Franzoni, sempre al fianco dell'amministrazione di Zola, che ovviamente ci vogliamo aiutare reciprocamente per sostenere questa iniziativa e quindi cercare di fare del bene a dei piccoli della nostra area metropolitana bolognese bisognosi. Passiamo invece alla cronaca. Ci sono voluti 10 anni, ma alla fine gli spray urticanti entrano ufficialmente a far parte della dotazione della Polizia Municipale, o meglio lo faranno dalla prossima estate, quando comincerà una prima sperimentazione che coinvolgerà circa un centinaio di vigili urbani dei reparti specializzati. Ma ormai il dado è tratto, non torneremo indietro, assicura l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini. Entro la fine dell'estate tutti gli agenti avranno a disposizione questo strumento. Si chiude così una telenovela iniziata nel 2008. A esultare è proprio un assessore Dem, una giornata bella perché questa novità sta molto a cuore a me e all'intera amministrazione. Nasce da una costruttiva collaborazione con i sindacati, rivendica appunto Aitini, e quindi nuove dotazioni in uso alla Polizia Municipale. Cambiamo nuovamente pagina. Ascom è al fianco di FANEP in questa dolce iniziativa appunto della Regina del Riso. Ne torniamo a parlare del concorso per la migliore torta di riso. Andiamo a sentire anche le parole di Valentino Pisa, il vicepresidente di Ascom Bologna. Per noi, come al solito, è un piacere poter sostenere e collaborare nella realizzazione di queste iniziative come queste, volte alla solidarietà. Ed è una testimonianza di come i commercianti, il mondo del commercio, sia sensibile e sia a questo tipo di iniziative. E a questo proposito voglio ringraziare sia Medardo Montacuti, che è il presidente della circoscrizione provinciale dell'ASCOM, sia la presidente di Casalecchio, proprio perché hanno voluto fortemente questa iniziativa e appoggiare questa iniziativa, che è giunta alla nona edizione e che oggi viene portata fuori dalla trattoria del Pignotto, dove è nata, e a questo proposito voglio ringraziare i proprietari della trattoria del Pignotto per portarla alla domenica nella villa di Zola Predosa, Villa Garagnani. Quindi invito tutti i partecipanti a partecipare a questa dolce iniziativa, dove ci sarà da assaggiare le torte e dove tutto il ricavato di questa giornata verrà dedicata alla FANEP. È partita la rassegna Marconi Music Festival all'interno dell'aeroporto di Bologna. Sono 4 le giornate dedicate alla grande musica che termineranno con il concerto di Natale. I dettagli del lavoro svolto per la rassegna ce li ha spiegati il direttore artistico e musicista Massimo Marcelli, al microfono di Eleonora Monari. Sì, ripartono i concerti. Questa iniziativa pilota, che è iniziata l'anno scorso, si è rivelata di grandissimo successo. Siamo stati i primi in Italia, adesso tanti ci imitano, ma noi siamo sicuramente i migliori, anche perché chiamiamo
gli artisti migliori in ogni campo che esploriamo. Quindi questa mattina abbiamo i Fiati Associati con il nostro amicone Elio e svisceriamo Kurzweil, Bertolt Brecht e l'opera da Trasoldi. Poi faremo una capatina sul jazz con Danilo Rea, che è il maître à penser del jazz italiano. Poi ci avventureremo in altre discipline, tipo a fine anno avremo una prima interessante di Michael Nyman, eseguita dal grandissimo interprete bacchiano Ramin Bahrami. Per questo faremo una conferenza apposta, perché sarà un evento molto molto importante che adesso mi guardo bene da raccontarvi. E poi daremo come di consueto lo spazio ai giovani musicisti, condividendo due concerti del cartellone estivo dell'Emilia Romagna Festival in questa deliziosa sala, dall'acustica notevole e dal pubblico molto affezionato. E si è tenuto in settimana il convegno L'impatto del gioco d'azzardo in Italia. Nicola Matteucci, docente di economia applicata all'Università Politecnica delle Marche, ci ha spiegato la relazione tra economia e gioco d'azzardo. Metafora che l'approccio economico mainstream oggettivamente usa per la definizione dei suoi paradigmi di analisi teorica e applicata. Nella mia relazione il punto centrale è questo, che la problematica del gioco d'azzardo si inserisce in un'architettura concettuale, ideologica, con cui noi guardiamo ai fenomeni, che è molto coerente con l'approccio mainstream, spesso nelle sue estreme conseguenze di modello di capitalistico moderno, cioè è un modello che considera l'individuo, non la persona, quindi un individuo spesso slegato dal network di relazioni, che invece gli approcci più recenti hanno evidenziato. Sono approcci di economia eterodossa, sono quindi approcci che spesso vengono dalle scienze sociali, psicologiche, neuroscienze. Non a caso alcuni economisti famosi, Kahneman, Tversky, sono degli psicologi, hanno vinto il premio Nobel in economia pur essendo degli psicologi e hanno illuminato delle nuove strade concettuali per l'analisi dei fenomeni. Il gioco d'azzardo rientra in uno di quei fenomeni per cui, se non si ha un approccio eterodosso, è difficile capire perché ci siano comportamenti apparentemente molto irrazionali. E la spiegazione è un po' questa: quando noi ci ibridiamo come economisti con le altre scienze, troviamo degli spunti utili a comprendere il ruolo delle emozioni, il ruolo delle paure, il ruolo delle aspettative, che già in parte vengono considerate dall'approccio mainstream, ma non fino alle estreme conseguenze. In questo paper, sostanzialmente, spiego un po' la relazione che c'è tra economia mainstream, economia eterodossa e gioco d'azzardo. È una tematica su cui anche l'economia si sta confrontando, ma dopo altre discipline. Torniamo alla cronaca. Dovranno rispondere di truffa continuata, falso in scrittura privata e insolvenza fraudolenta. I due titolari dell'agenzia Franzoni Superviaggi, il rinvio a giudizio è stato deciso dal GUP del Tribunale di Bologna con la prima udienza fissata per il 17 luglio. Le vacanze o anche solo i voli prenotati dai clienti sarebbero stati, secondo l'accusa, non pagati. Così, dopo tre querele nell'estate del 2014, sono partite anche le indagini dei carabinieri. In pratica, per la procura, i titolari intascavano il denaro che poi non utilizzavano per saldare le prenotazioni. Cambiamo ancora argomento. Zen sul ghiaccio sottile è una pellicola attualmente in lavorazione che verrà presentata ufficialmente a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia. Questo film parla di bullismo, ma dà anche voce al nostro territorio. Le sue scene sono state girate in Appennino tra Castiglion dei Pepoli e Fanano e ai nostri microfoni abbiamo sentito Margherita Ferri, la regista. Insieme ad Articolture, che è la mia casa di produzione, insieme a Chiara Galloni, la mia produttrice, abbiamo partecipato a Biennale College Cinema, che è un percorso di sviluppo di opere prime e seconde della Biennale di Venezia. Abbiamo seguito dei workshop presentando il progetto del film e siamo stati tra i tre film finanziati, l'unico italiano e insieme a un film turco e un film ungherese, che sono quindi prodotti dalla Biennale e verranno presentati a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia. Zen sul ghiaccio sottile è una storia di formazione, quindi i protagonisti sono adolescenti, in particolare Maya, questa ragazzina un po' ribelle che gioca a hockey e che vive delle situazioni di bullismo alle quali si ribella e crea, diciamo, scompiglio nel paese, che poi si deve trovare a che fare con un'altra ragazza della sua classe che ha deciso di scappare di casa e
Twitch e diciamo creerà un po' di problemi nella sua vita e poi si svilupperà un'amicizia. Quindi le tematiche sono comunque l'identità e la scoperta del proprio orientamento sessuale, identità di genere, il bullismo, e sono comunque un film che racconta la crescita e l'adolescenza. La scelta di girare in Appennino è una scelta che io e la mia produttrice abbiamo fortemente voluto proprio per rappresentare un territorio che è poco visibile ed è poco noto agli italiani e anche a un pubblico internazionale, e però è ricco, ha dei luoghi ricchi di storia, di bellezza e che sono parte della nostra vita e sono assolutamente da valorizzare, insomma. Sportiva, la Virtus scende in campo questa sera alle 20:45 al Paladozza contro Cantù. Andiamo a sentire coach Ramagli nella conferenza stampa della vigilia. Una squadra che fa della pallacanestro di alto ritmo il suo cavallo di battaglia, quindi una partita molto complicata, una partita molto difficile, una partita anche molto importante, perché di fatto Cantù nel gruppo delle squadre che fa parte della nostra fascia di classifica è l'unica squadra che noi non abbiamo battuto nel girone di andata, e quindi questo significa dare un peso particolare a questa partita, perché chiaramente con le squadre che sono nella tua fascia di classifica devi cercare di avere almeno un computo di 1-1 negli scontri diretti e possibilmente avere la differenza canestri a vantaggio. Quindi è una partita, ripeto, importante in questo rush finale di campionato che ci mette di fronte a molte delle squadre che stanno combattendo per il nostro stesso obiettivo, e quindi la partita di domani sera è fra le partite che rimangono, è una delle più significative, una delle più importanti, una nelle quali noi dobbiamo cercare almeno di andare sull'1-1 per riuscire ad avere poi nell'eventuale avulsa una situazione perlomeno di equilibrio, perché in questa fase finale del campionato spesso e volentieri questi dettagli faranno la differenza, e soprattutto nell'ottica dello stilare la classifica finale i confronti diretti saranno molto importanti. Bene, la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, vi ricordo la seconda edizione del telegiornale di Nettuno TV questa sera alle 19:15. Buon proseguimento di giornata.